Ecco. Sono Eco e ti presento lo special dedicato a Halloween. Ecco. E adesso è il momento di iniziare lo spettacolo. Ecco. Ragazzi, buon godo day di Halloween incredibile day. Io non vorrei dire niente, ragazzi, ma è la roba più divertente che io abbia mai comprato in un negozio cinese a 2 euro. Ragazzi, è una pacchettina con una zucchetta che voi non la sentirete mai, incredibile, però ride tantissimo. Benvenuti, pazzesco assurdo, nello special di Halloween incredibile e anche episodio di 4 chiacchiere di godo incredibile. Ragazzi, sono con tempi non stretti, ragazzi, strettissimi, ragazzi, non mi stanno più troppo neanche i pantaloni per quanto sono stretto in questo momento incredibile. Calcolate che ho registrato questo video mercoledì 30 ottobre, pazzesco assurdo, e voi vedrete questo video probabilmente il primo novembre a ora di pranzo, come al solito, più lo shorts pazzesco e assurdo. Vabbè, dai, in fondo 31 e 1, sempre giornate di Halloween, so, ragazzi, dai, non è che uno la sera del 31 fa Halloween e poi il primo dice ah no, siamo già a Natale. No, dai, ragazzi, non mi fate come i supermercati a Roma sotto casa mia che già hanno i panettoni, che non hanno neanche fatto fini Halloween. Ragazzi, diamo rispetto alla festa di Halloween incredibile. E tra l'altro mi scuso se questa settimana probabilmente usciranno solo 4 video invece che 7 video su 7 giorni con 7 shorts incredibili, perché sono successe un po' di dinamiche spicy che ruotano attorno al canale, alla mia persona incredibile e altre faccendine sus che mi hanno impedito ovviamente di dedicare molto mio tempo godoso e ore di sonno incredibili a fare video. Ragazzi, non perché non abbia video, ragazzi, io su questo computer ho roba come 30 video, voi non lo sapete, ma la run di Elden Ring, non dico sia finita ma quasi, cioè sul canale siete all'episodio 15, io sto all'episodio tipo 40. Quindi dicevo, questa settimana probabilmente usciranno solo 4 video. È già uscita la puntata dell'anti-show e vi ringrazio assolutamente per il sostegno all'ultima puntata dell'anti-show. Ragazzi, lo short sta andando benissimo, il video sta andando benissimo, così li fate contenti, li fate crescere ancora di più l'ego che già hanno, e tra un po' mi cacceranno dall'ufficio a me e lo domineranno loro, incredibile. Tra l'altro dovreste aver visto anche Eco che poco fa ha fatto il birbante. Oltre alla puntata dell'anti-show vedrete il primo, questo video, che spero non venga troppo lungo, anche se su questo film non è che c'è tanto da dire, però è molto divertente parlarne. E poi nel weekend, se ci riesco, vedrete sia un episodio di Project Playtime che avevo registrato prima di vedere l'ultimo trailer di Poppy Playtime capitolo 4, e vedrete la reaction sul nuovo personaggio di Poppy Playtime chapter 4, Yarnab incredibile, dove parlerò un po' della lore, insomma, per tutti i fan di Poppy Playtime che siete in tantissimi incredibili. O sabato esce Project Playtime o la reaction, insomma, cose incredibili. E poi da lunedì spero di tornare con almeno 6 video circa a settimana, pazzesco e assurdo. Detto questo, ragazzi, di cosa parleremo oggi incredibile? Parleremo di Cocaine Bear, in italiano Cocaine Orso, un film talmente assurdo, talmente pazzesco, che potrebbe diventare il capostipite di un universo di animali che si fanno di coca. Non sto scherzando, ne parleremo in questo video incredibile di questa cosa. Non è un capolavoro del genere horror splatter, perché è una specie di ibrido, perché vuole essere tante cose ma non riesce a essere proprio epico in tante altre cose. Però ammetto che mi sono divertito veramente più del previsto a vederlo, e soprattutto questa cosa proprio per i fan di vecchia data del canale, questo video per me segna la chiusura di un cerchio, perché il primo episodio delle Revion, quando io ancora facevo i video in cameretta, era proprio la Revion del trailer di Cocaine Orso. Quindi l'idea che dopo quasi 2 anni io sia riuscito a fare il video su Cocaine Orso per me chiude un cerchio, perché all'epoca ho odiato le Revion proprio perché io all'epoca non avevo la possibilità di fare un video su quello che vedevo, e quindi praticamente ho fatto tutta la prima serie delle Revion, ma sta cosa, diciamo, che ve l'avevo già raccontata, incredibile, su tutte cose che poi di fatto non ne ho mai parlato negli episodi di 4 chiacchiere in padella, che però un pochino mi fa contento perché mi fa capire quanto io sia evoluto incredibile a livello del canale, pazzesco e assurdo. E quindi si conclude un piccolo cerchio. In questo video parleremo di Cocaine Orso, vedrete i nuovi costumi di Sus e Scheletro che vi parleranno del film. Ragazzi, sigla e si parte. Ragazzi, eccoci qua incredibile nella nostra incredibile scrivania addobbata in maniera molto figa per Halloween, pazzesco e assurdo. Abbiamo una zucca che una volta si accendeva, penso che questa zucca abbia l'età mia più o meno. Qui abbiamo una zucca che è una zucca vera ed è una di quelle zucche che almeno si usavano da me quando io ero piccolo, si appassiscono e diventano dure come la roccia, e quindi è una zucca ornamentale. Ragazzi, mi raccomando, non mangiate le zucche ornamentali perché fanno veramente cagare. Qui abbiamo la zucchetta che avete appena visto, qui abbiamo
la Maracas Sus. Qui abbiamo una ragnatela vera, ovviamente, ragazzi. Mi pare che è una ragnatela finta, questa, ovviamente, è vera. E la cosa più divertente sono questi festoni e questi rimasugli qua dietro che, ripeto, hanno l'età mia, ragazzi. Praticamente ho addobbato la scrivania con gli addobbi di Halloween di quando io avevo 8-9 anni circa. Adesso ce ne ho 27. Quindi hanno più o meno 20 anni questi addobbi, ragazzi. Si sono mantenuti bene in cantina. Iniziamo da un'introduzione godosa e incredibile, rispondendo alla domanda che tutti si stanno chiedendo in questo momento incredibile, cioè: che cos'è Cocaine Orso? Cocaine Bear, distribuito tra l'altro in alcuni paesi, questa cosa mi ha fatto molto ridere, come Crazy Bear, è un film horror considerato comedy, non sto scherzando ragazzi, sulla Wiki è considerato un horror comedy, con una spolveratina di splatter incredibile, americano del 2023, diretto da Elizabeth Banks, incredibile, scritto da Jim Warden. È liberamente ispirato alla vera storia di Cocaine Bear, un orso americano che ha ingerito diversi chilogrammi in una borsa contenente ben 34 chilogrammi di cocaina persa. Ovviamente la storia dell'orso è diversa dalla storia di Cocaine Bear, non è che l'orso vero ha fatto una strage di 50 persone. Una cosa che mi ha fatto piacere che sia stata aggiunta nel finale del film, se non sbaglio, è proprio una dedica all'attore chiamato Ray Liotta, che tra l'altro nel film interpreta un personaggio chiamato Sid, che purtroppo è venuta a mancare nel maggio del 2022. Non so se questo è l'ultimo film che lui abbia girato, dove lui fa una parte tra l'altro di un personaggio che non è niente di straordinario, ma lui era talmente bravo come attore che ha reso iconico quasi il personaggio che interpretava proprio nel film, che era Sid, che era il capo di questo traffico di cocaina tra il Sud America, se non sbaglio, e l'America incredibile. Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive, con score che vanno intorno al 60 al 67, qualche 70 ho letto, e ha incassato ben 90 milioni, ragazzi, sottolineo 90 milioni, con un budget di 30-35 milioni di dollari. Tra l'altro, piccola chicca, questi 30-35 milioni di dollari sono stati usati praticamente tutti quanti per la CGI dell'orso. E di questa cosa dell'incasso ne parleremo a fine film, perché potrebbe essere l'inizio di un qualcosa di straordinario. Prima però di passare al film, voglio appunto continuare questa storia sus dell'orso vero che si è fatto di cocaina. Ragazzi, reggetevi forte. Sapete qual è il nickname che hanno dato all'orso che si è fatto di cocaina in real life? Vi do qualche secondo per pensare a un nome simpatico che può essere stato dato a un orso che si è fatto di cocaina. Ci avete pensato? Non ci sareste mai arrivati. Il nome che gli hanno dato è Pablo Escobar. Io mi immagino una conversazione fra due poliziotti sus che hanno deciso di chiamare un orso strafatto di cocaina Pablo Escobar. Poliziotto Winchester, non è possibile, cioè è una notizia sconvolgente, hanno trovato un orso strafatto di cocaina, è una cosa sensazionale, ma cosa ne pensi di questa cosa incredibile? Cosa stai dicendo, poliziotto Roberto? È ovvio che è una cavolata, sarà un referto sbagliato del nostro dottore incredibile. Però effettivamente, leggendo bene, questo referto dell'orso dice proprio che un orso strafatto di cocaina è morto. Dovremmo dargli un nome simpatico. Che ne dici di unire uno dei più grandi trafficanti di cocaina mondiale come Pablo Escobar e unirlo alla parola orso? Verrebbe un qualcosa di incredibile. Quindi tu mi stai dicendo di chiamare un orso Pablo Escobar? Chi chiamerebbe mai un orso in maniera così stupida? Ringrazio Victor Laszlo per avermi fatto crescere con questi sketch, e adesso la mia veneranda età posso permettermi di farli anch'io. Un saluto a Victor Laszlo. Dopo questa gag incredibile, tornando a noi, questo Pablo Escobar morì di overdose fatale nel 1985, che credo sia proprio lo stesso anno in cui è successa questa cosa della cocaina che vola dal cielo. È un'orsetta che ha detto: sai no, ho fame, ho trovato una scatolina sus, la provo a assaggiare, che buona, e si è mangiata un sacco di cocaina e poi è morta. Però la cosa più assurda di questa storia è il seguito. Infatti, quando la scena fu studiata dalle autorità governative, tutti i contenitori erano stati squarciati, ovviamente intendo i contenitori della droga, con il loro contenuto sparso. Il medico legale capo della Georgia State Crime Lab, il dottor Kenneth Alonso, dichiarò che il suo stomaco, riferito all'orso, era letteralmente pieno fino all'oro di cocaina, sebbene stimasse che ne avesse assorbiti solo 3 o 4 grammi nel flusso sanguigno al momento della sua morte. Il dottor Alonso non voleva sprecare il corpo dell'orso, così la fece tassidermizzare e lo diede alla River National Recreation Area. Quindi immaginatevi un'orsa, spoiler, strafatta di cocaina, che è morta, la fanno impagliata praticamente,
e la mettono in un'area sus. L'orso tuttavia scomparve fino a quando non riemersi in un banco dei pegni. Alla fine questo orso finì in un altro posto del Kentucky, che è un posto lontano da dove era stato messo all'inizio, dove si trova ancora oggi, secondo le fonti che ho trovate. È stato affermato appunto che l'orso tenuto a Lexington non è lo stesso orso morto in Georgia, ma piuttosto un altro orso non imparentato, a causa del fatto che l'orso originale era in stato di decomposizione, sebbene il centro commerciale sostenga che l'orso fosse l'originale. E la cosa più divertente di tutti, ragazzi, tanto per mettere la ciliegina bianca su questa torta incredibile, secondo i proprietari dell'orso ha l'autorità di celebrare matrimoni legalmente vincolati nel centro commerciale in cui è tenuto a causa di una scappatoia nelle leggi matrimoniali del Kentucky. Questa affermazione è solo in parte vera. Infatti si dice che l'orso non ha l'autorità di celebrare matrimoni, ma lo stato del Kentucky non può invalidare i matrimoni celebrati da persone non qualificate se le parti ritengono che la persona che le sposa abbia l'autorità di farlo. In quanto tale è convinzione dell'autorità del Kentucky che Pablo Escobar consente di celebrare matrimoni legalmente vincolati in Kentucky. Ragazzi, quello che vi ho appena detto è fottutamente vero. Quindi se voi andate in Kentucky e vi volete sposare in Kentucky, che tra l'altro è un posto bellissimo, avrete la possibilità di sposarvi con un orso morto di cocaina. Dopo questo trip, che è solamente la cima dell'iceberg del fenomeno coca in orso incredibile, ragazzi, linea su Sesc e Scheletro che vi racconteranno l'inizio del film, e noi ci vedremo tra poco con il finale del film e qualche altra chicca incredibile prima che impazzisco incredibile. A tra poco. Mamma mia, ragazzi, buon Halloween dal vostro Sus, con un costumino di Halloween, ragazzi, che mamma mia, guardate quanto è carino il vostro Sus con la zucca in testa, che più che in testa è in faccia. E adesso arriva sua maestà incredibile. Ed ecco il vostro scheletro incredibile nei panni di fantasmino classico in stile Halloween incredibile. Guardate quanto siamo carini insieme, il duo di Halloween per eccellenza. Ragazzi, dovete capire che su questo canale incredibile, pazzesco e assurdo troverete sempre costumini incredibili, originali e pazzeschi. Guarda quanto è carino Sus. Io c'ho la testolina da fantasma e c'ho le manine. Purtroppo questi sono costumi un pochino più low budget, rispetto ai costumi incredibili della puntata dell'antishow. Però è incredibile, abbiamo il tempo contatissimo. Infatti il camera mi ci sta guardando veramente male, però Sus. Sì, purtroppo dobbiamo essere super veloci perché il video di oggi deve uscire il giorno di Halloween. E noi lo stiamo registrando letteralmente il giorno prima. Mannaggia, questo Halloween incredibile, siamo andati fuori con i tempi. Comunque partiamo incredibile con la trama pazzesca e assurda di cocaine. Orso incredibile, avete visto, ho fatto pure il meme incredibile. Il cameraman vi ha fatto un'introduzione simpatica con tutti gli addobbini. Noi abbiamo pure noi gli addobbini, cameraman Sus. Comunque partiamo con la trama incredibile. Vai Sus, iniziamo mentre io prendo le foto incredibili. Allora ragazzi, la trama di questo film è avvincente e incredibile. Ovviamente per questo video incredibile useremo le foto che stanno su un sito che dovrebbe essere IMDb, una cosa del genere, dove ci sono un po' di foto del film e noi le metteremo incredibile. Allora, il film inizia più o meno come la storia originale del nostro cocaine orso pazzesco e assurdo. Quindi c'è un trafficante di droga Sus che lancia un carico di cocaina. Purtroppo non abbiamo una diapositiva di questo tizio dall'aereo. Giustamente voi direte, perché fa questo atto di estrema intelligenza incredibile? Semplice, perché probabilmente la cocaina era talmente tanta e loro l'avrebbero ripresa nella zona boschiva più tardi, incredibile. E purtroppo questo personaggio, un po' Sus, per buttarsi sbatte la testa e muore, incredibile. Passiamo a questi due tizi random. Questi due tizi random sono una coppietta Sus che passeggia per questo bosco incredibile e vedono un simpatico orso in lontananza che si gratta, insomma fa cose da orso incredibile. E allora cominciano a guardarlo, a fargli le foto incredibili. A un certo punto questo orso attacca in maniera rapida e indolore. E tu dici, mamma mia, questo orso com'è aggressivo, mamma mia, è assurdo, vero Sus? Sì, insomma, è assurdo, peccato che quell'orso si sia letteralmente strafatto di cocaina. Ma di questa cosa dell'orso che si è strafatto di cocaina lo scopriremo tra poco incredibile, perché tornando incredibile, il cadavere di quel tizio è stato ritrovato nella contea di Knoxville, incredibile, dove lo sceriffo, adesso mettiamo una diapositiva, eccola qua la diapositiva incredibile, lui è lo sceriffo di questo paesino che si chiama Bob, comincia a fare delle indagini incredibili e viene a scoprire che questo tizio che è morto lavora per un tizio incredibile che si chiama Sid, e quindi automaticamente anche la droga è di Sid, e quindi tutto quanto fa parte del giro di questo Sid, che è tipo una specie di boss mafioso incredibile della droga assurda, che ha affari con il Sud America e quindi fa traffici incredibili, e giustamente la droga adesso è sparpagliata per questo boss incredibile, e lui dice, ah,
questi sicuramente la vanno a riprendere. E lui prende la macchinetta e comincia ad andare nella zona del parco. E vedrete che non sarà l'unico personaggio incredibile che si ritroverà proprio nel parco dove c'è un orso strafatto di cocaina che vuole uccidere tutti quanti. Incredibile, vero Sus? Gli altri personaggi. Oltre ovviamente al tizio ispettore, che quindi ha la sua storyline, che va a cercare i tizi che lavorano per quello, che stanno recuperando la coca, abbiamo altri personaggi incredibili. Abbiamo una bambina che si chiama Didi, che è tipo figlia di un'infermiera, se non sbaglio, incredibile. Abbiamo una diapositiva anche di questo. Eccola qui. Questa bambina praticamente decide di marinare la scuola, incredibile, con un suo compagno di scuola decide di andare alle cascate, perché a lei tipo gli piace dipingere. La mamma gli ha detto vai a scuola, e lei invece fa come gli pare e va in un bosco con un orso strafatto di cocaina. E giustamente la mamma in tutto questo lascia il lavoro e va a cercare la bambina. Quando l'infermiera arriva in questa specie di casetta di legno incredibile, c'è questa tipa che è tipo il ranger del posto, e lei insieme a un altro tizio di cui non abbiamo una diapositiva, che è tipo un animalista sus, decidono di aiutare la mamma incredibile a cercare questa bambina con l'altro bambino incredibile che sono nel bosco sus. E gli altri personaggi che ci sono in tutto questo sono questi due, sono proprio gli scagnozzi del boss che vi abbiamo citato poco fa, incredibile, che devono andare a cercare la droga sus, non sapendo che l'orso se la sta mangiando tutta quanta. Incredibile, vada sua maestà. Questa diapositiva spiega perfettamente quello che sta per succedere. Incredibile, abbiamo la mamma della bambina, abbiamo la ranger incredibile e abbiamo l'animalista sus. Arrivano nel bosco e si trovano il bambino, che è tipo il compagno della ragazzina che vi abbiamo detto poco fa, e dice ah, state attenti all'orso, l'orso è pericoloso, incredibile, gli attacca, incredibile. Purtroppo succede un casotto, perché l'orso praticamente si mangia il tizio amico della natura, ferisce la ranger, che poi scappa via, incredibile, ne parleremo tra poco, incredibile. E in tutto questo la mamma e il ragazzino scappano da un'altra parte per andare a cercare la bambina, incredibile. La tipa torna, incredibile, nella capannuccia del ranger per prendere munizioni per colpire l'orso, incredibile. Incontra questo tizio qui, che se non ricordo male, Sus, confermami. Sì, la confermo, sono messa, la confermo. Che bello essere confermato, Sus. È tipo un tizio che fa parte di un team di altri due tizi che sono dei criminali sus, e loro vengono picchiati da quei due che vi abbiamo fatto vedere poco fa, che devono recuperare la droga. Se ne portano appresso uno perché lui sa dove hanno messo la droga, e a un certo punto l'orso arriva, si mangia questo, si mangia l'amico di questo e ferisce gravemente la tipa. E qui ragazzi c'è una delle scene più epiche di questo film incredibile, che è la scena dell'autoambulanza. Vai sus, con queste immagini dell'orso sus che corre, vi racconto la scena dell'autoambulanza. Praticamente chiamano un'autoambulanza con due tizi, arrivano qui, cominciano a indagare nella casetta di legno, vedono che sono tutti morti, incredibile, trovano la ranger ferita, la fanno salire sull'autoambulanza, vengono aggrediti dall'orso sus, e giustamente questi con l'autoambulanza piottano via a una velocità incredibile, e l'orso strafatto e potentissimo li insegue, incredibile. E c'è questo momento assurdo, anche un po' al rallentatore, dell'orso che salta, entra nell'autoambulanza, lancia via la barriera del ranger che praticamente muore spiaccicata sulla strada, incredibile, poi mangia un paramedico e l'altra tipa fa un incidente e vola dal finestrino e muoiono tutti. Veramente pauroso. Che poi sarà un orso o un'orsa? Questa è una domanda incredibile che vi risponderà il camera. È pazzesco, è assurdo. E noi ragazzi ci rivediamo nel prossimo episodio delle 4 chiacchiere di Codo, dove parleremo di cose incredibili. E ci sarà l'anti-show. E poi chissà che succederà, con altri costumini incredibili. E buon Halloween da parte del vostro scheletro incredibile che vi saluta. Saluta sus. Buon Halloween, e mi raccomando, mangiate tante caramelle, così arricchite i dentisti sus. Taglio incredibile, linea al cameraman che concluderà questo video incredibile, e speriamo che lo riesca a editare in un giorno e mezzo per farlo uscire il giorno di Halloween. Quindi a tra poco, taglio incredibile, linea al cameraman. E rieccoci qua, incredibile. Vedete che quando si impegnano e mi danno retta riescono a essere bravi. Io ho fatto poi dei costumini a tema Halloween, ragazzi, niente di straordinario, incredibile, sono molto più carini i costumini della puntata dell'anti-show. Pazzesco e assurdo, però dai, sus, zucca, ci può stare, è rotondo come una zucca, scheletro, fantasmino hanno lo stesso colore più o meno, dai, ci può stare, incredibile. Ma andiamo verso il finale di questo film pazzesco e assurdo. Dopo la scena assurda dell'autoambulanza ci ritroviamo con la nostra Sara e Henry, che è il compagno di scuola di Didi, e scoprono che la buona Didi non è stata sbranata dall'orso incredibile, ma ha lasciato delle tracce di vernice sus fino al luogo dove appunto si è nascosta, che guarda caso è una grotta sus. Ma della grotta sus ne parleremo tra poco. Passiamo a un'altra scena incredibile, dove sono rimasti praticamente i sopravvissuti, tolti appunto i tre che vi ho nominato poco fa. Seguiamo l'altra storia, che ha a che fare proprio con il recupero della cocaina, incredibile. David e Eddie vengono portati dall'unico sopravvissuto di quel trio di delinquentelli al famoso gazebo dove la coca era stata nascosta. Li trovano Bob,
il poliziotto d'inizio film, che aveva avuto una buona idea di andare in questo posto a recuperare la cocaina, perché lui sapeva che avrebbe mandato il boss sì degli scagnozzi. Ci sono delle scene pazzesche in questo momento qui, con Bob che sale sul gazebo, prende la cocaina, spara e stacca il dito a uno dei due scagnozzi, arriva l'orso, e qui c'è una scena epocale, perché ragazzi scopriamo che l'orso in realtà è una mamma orsa, ma il modo in cui lo scopriamo è molto divertente, perché praticamente mamma orsa si sdraia con il suo peso assurdo su il corpo di uno dei due criminali sotto SID, e lui fa una battuta che non posso ripetere in questo video incredibile, però diciamo che una parte importante del corpo di mamma orsa tocca l'orecchio del tizio, e quindi si capisce che Ops è una mamma orsa. Ovviamente per cercare di scappare dalla furia di mamma orsa, quando si sveglia Bob lancia un po' di cocaina, l'orsa impazzisce, segue la cocaina e va via. E qui c'è un colpo di scena, perché si scopre che l'amica poliziotta che si vedeva inizio film, che dava retta sempre a Bob, in realtà lavora proprio per i criminali. E se non bastasse questo colpo di scena incredibile, arriva niente poco di meno che Sid con un fucile da cecchino potentissimo, colpisce Bob e lo uccide. E Bob, prima di morire, dice alla poliziotta Sus di prendersi cura della sua cagnolina dorata, perché per lui è tutto il suo mondo. E tra l'altro fa ridere che la storia della cagnolina avrà una fine nel finale, però di questo ne parleremo tra poco. Quindi Bob muore, Sid se la prende con i suoi due tirapiedi dicendo che non sono neanche in grado di recuperare della cocaina, e loro gli dicono: guarda, c'è una mamma orsa che si è strafatta di cocaina ed è un pochino aggressiva, ma lui ovviamente non ci crede. Loro quattro finiscono proprio nello stesso luogo dove la mamma di Didi e il ragazzino stanno andando a salvare Didi, cioè la grotta di mamma orsa. Allora qui ragazzi succedono delle scene veramente assurde. Innanzitutto trovano Didi che è ferita una gamba, e scopriamo che mamma orsa ha due cucciolotti. E la cosa divertente di questi due cucciolotti di orso è che si fanno di coca, perché mamma orsa ha portato lì una gran parte di cocaina e gli orsetti ci si divertono dentro. Quindi abbiamo dei cuccioli di orso che sono già strafatti di coca. Arrivano la banda di criminali con il boss dentro, cercano di scappare. Vi ricordo che questa grotta dà su un precipizio, su una cascata. Immaginatevi questa scena: ci sono i cuccioli di orsetto, la mamma di Didi con il ragazzino e Didi ferita, e dall'altra parte hai boss di questi trafficanti sus, hai la poliziotta che è una certa e dice: sapete che vi dico, io me ne vado, e se dà proprio. E poi hai due scagnozzi che uno dei due, tra l'altro il figlio proprio di lui, decide di lasciar perdere, perché non è possibile minacciare con un'arma una mamma con una bambina. Quindi loro vanno dall'altra parte, passano dalla parte dei buoni. In quel momento arriva mamma orsa, che giustamente dice: oh, tu entri in casa mia, stai minacciando i miei orsetti, io divento una mamma orsa aggressive e ti attacco incredibile. Loro si buttano tutti quanti dalla cascata, rimane praticamente solo i cucciolotti, Ray e mamma orsa, e ovviamente un carico di cocaina in una borsa che diciamo è attaccata a un ramo. Ray spara a mamma orsa precipita e cade su un sassone là sotto, e gli orsetti disperati: ah, ci ha ucciso la mamma, sei un uomo cattivo. Non sto scherzando, adesso vi descriverò questa scena finale incredibile. Quelli sotto si sono salvati perché sono cascati nell'acqua e vedono questa scena da lontano. Immaginatevi da sotto, no? Ray, che preferisce recuperare la droga invece di salvarsi buttandosi anche lui, tirando la borsa di coca, un po' di coca scende e finisce sulla faccia della mamma orsa. Tutti pensavano: oh, no, è morta mamma orsa. No, in realtà è solo ferita. Arriva un po' di coca, lei si sveglia, sale di corsa, dà praticamente una zampata al tizio, lo apre in due, e c'è probabilmente la scena più gore di tutto il film, che sarebbe mamma orsa e i cuccioli che divorano Ray mentre si strafanno di cocaina. E la scena più divertente sono gli orsetti che mangiano, un po' come la scena di Lily e Vagabondo, ma invece di essere spaghetti è l'intestino del povero Ray. Incredibile. Il finale incredibile è praticamente la polizia che arriva e vede questa scia di morti incredibili. Didi, il bambino, e lei tornano a casa, incredibile, con Didi che promette che non marinerà più la scuola. Dall'altra parte hai il delinquentello che è ancora vivo, che fa autostop e va a New York, i due criminali che adottano il cane del poliziotto perché ora sono buoni. Il finale finale è mamma orsa con i due cucciolotti che si stanno facendo di coca ancora, perché ne hanno talmente tanta che si possono fare fino a Natale, e ci sono due tizi che filmano mamma orsa con i cuccioli. E il film finisce come l'inizio del film, quando nell'inizio del film mamma orsa uccide una dei due turisti che viaggiavano per il bosco. La scena finale è mamma orsa con i due orsetti che guarda malissimo questi due turisti sus del bosco, e probabilmente li attaccano e se li mangiano. Faranno il sequel di questo film, ragazzi? Di questo ne parleremo tra poco. Come ho detto poco fa, questo film appunto riprende la storia di Pablo Escobar.
romanzandola e rendendola un pochino più spice, un pochino più epica, un pochino di splatter che basta al punto giusto. Però una cosa la voglio dire: il tizio che interpreta l'orso in CGI si chiama Alan Henry, e la cosa divertente di lui è che è stato nominato nel gruppo di, appunto, di attori il bear performer, cioè colui che interpretava l'orso. E la cosa divertente è che, da quello che ho capito, il budget non era tantissimo, quindi non è che potevano fare una CGI assurda. Quindi che hanno fatto? Hanno dato a quest'uomo una specie di struttura a forma di orso. Tra l'altro ci dovrebbero essere sul web delle scene in green screen con lui. Ha fatto tutti i movimenti dell'orso e poi gli hanno appiccicato sopra l'immagine dell'orso, no? Se vedete l'impegno che quest'uomo ci ha messo per interpretare l'orso, ragazzi, merita un premio. È stato straordinario. Voglio concludere con le ultime due chicche di questo film, perché più che altro non è che c'è tanto da dire, ragazzi. La trama è quella. Le chicche finali che vi sto per dire però valgono tutto il film, ragazzi. Allora, questo film ha generato una specie di mini momento cult dedicato a Coca in Orso, e sono stati creati dei mockbuster riferiti a Coca in Orso. Vi voglio dire i tre più famosi. Ovviamente con mockbuster si intendono copie di film famosi fatti con ancora meno budget, ragazzi. Ma quando dico ancora meno budget, specialmente il primo che vi sto per dire, i miei special con loro, incredibile del Godoverse, ragazzi, in confronto sono dei film della Marvel. Il primo film fatto dopo il successo di Coca in Orso si chiama, esiste il trailer su YouTube e vi metterò il link in descrizione, si chiama Coca and Crabs from Outer Space. Tradotto in italiano, granchi fatti di cocaina che vengono da un altro pianeta. Vedetevi il trailer di questo film. Allora, se una persona normale vede quel trailer e dice è la più grande cagata che abbia mai visto, però per uno che ha i miei occhi godoversici, da creativo, fantasioso, assurdo, vedere il trailer di Coca and Crabs from Outer Space, vi metto la locandina qui ancora, è incredibile, perché hanno preso dei granchi di gomma, ne hanno comprati tipo 200, li hanno buttati per terra e ci sono questi due tizi, una tizia e un tizio, uno dei due fa tipo un ranger, mi pare, che vengono attaccati da dei granchi e loro li animano con i fili. Ve lo ripeto, ragazzi, in confronto i miei special, che certe volte anch'io quando li rivedo dico cavolo, se avessi i mezzi per farli animati e fare cose incredibili, ragazzi, però wow, rispetto a Coca and Crabs from Outer Space, che magari hanno avuto anche un budget, io li faccio praticamente con zero budget, i miei sono film della Marvel, ragazzi, lo sto scherzando. Il secondo mockbuster si chiama Cocaine Shark. Io ho scoperto che questa storia è vera, esiste veramente la storia di uno squalo che si è fatto di cocaina, ed è letteralmente la storia di Cocaine Bear fatta però con lo squalo, cioè si è persa della cocaina in un oceano e lo squalo se l'è mangiata e poi è morto pure quello. Ricordatevi questa cosa di Cocaine Shark. Il terzo, questo è un po' più per intenditori, si chiama Matt Gator, dei soldati mi pare che vanno su un'isola dove c'è un coccodrillo che è diventato super aggressivo perché si è mangiato della cocaina. Questi sono dei mockbuster. La cosa incredibile, e l'ho sottolineato tipo 6 volte perché voglio che sia il finale di questo video, quando hanno intervistato la regista di questo film, lei ha detto assolutamente vorrei fare il seguito di Coca in Orso. Però la cosa divertente che mi ha fatto ridere è che mi ha detto oltre a fare i seguiti di Coca in Orso io vorrei creare un film su Coca in Shark. Come vedete si stanno unendo i puntini, ragazzi. Dal mockbuster di Coca in Orso faranno forse un Coca in Shark con il budget di Coca in Orso. Ma non è finita qua. Sempre secondo la regista, lei vorrebbe creare un universo, il Cocaineverse, fatto solo da creature strafatte di cocaina. Immaginatevi un universo Marvel ma fatto di creature strafatte di cocaina, ragazzi, è semplicemente incredibile. E noi viviamo in una timeline dove questa cosa potrebbe avverarsi, ragazzi. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo special di Halloween tranquillo e godoso. Ripeto, io ho avuto la possibilità di vedermi Coca in Orso più tardi perché l'hanno messo su Amazon, mi sembra, sì, su Amazon Prime lo hanno messo. Per me, ripeto, è stato chiudere un cerchio, ragazzi. La mia prima reunion è stato il trailer di Coca in Orso con loro nella mia cameretta. Dopo 2 anni ho finalmente visto Coca in Orso e ho finalmente chiuso la prima review con la visione del trailer di Coca in Orso e il film di Coca in Orso, ragazzi. Comunque, ragazzi, buon Halloween incredibile se vedete questo video nel periodo di Halloween, altrimenti buon Halloween in ritardo se lo vedete dopo, e se lo vedete il prossimo anno, buon Halloween del prossimo anno. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio delle 4 chiacchiere di Odo, che sarà su Crown Jewel, che non vedo l'ora di vedere Crown Jewel, incredibile, e poi tanti gameplay, ragazzi, anti-show, pure di Godo, special, stanno per iniziare almeno i primi 2 episodi delle 2 nuove serie sul canale, sul nono di Pavaccastore, sul King, che usciranno prima del 26 novembre, che sarebbe il secondo anniversario del canale, ragazzi, me lo sono ripromesso. Ragazzi, che cosa con voi? Ci vediamo alla prossima puntata delle 4 chiacchiere di Godo, pazzesco assurdo, senza tutta questa roba, perché Halloween è finito, purtroppo. Wow. Alla prossima! E questo, oggi non ho sentito una presenza familiare. Sorellina, dove sei, sorellina? Sorellina, mi senti? Ma come può uscire? Oh, sorellina! Oh, è sparito, non c'è niente qui. Inch.
cielo, sei caduto nella trappola, non la rivedrai mai più. Dove scappi? Dammi la misurina. Non puoi competere con me. Turbini io del dolore. Crazy, crazy, cosa succede? Fire punch. Crazy, crazy, non puoi competere con noi. Fire punch. E adesso crazy, crazy. Oh no! Tu verrai con noi e per voi, quando vedrete questo video, il non godo vincerà sempre i titoli, il vostro amico, e poi prenderemo il vostro futuro. Crazy, crazy!